grazie a tutti, noi siamo Tris e Kiss. Grazie a Matteo, grazie a Loki Fest, grazie a tutti voi di essere qui. È una grandissima emozione per noi. Grazie. Ciao, come state? Ciao. Bene, molto bene. Molto bene. Qua bene. Come vi chiamate? Tris e Kiss, la band, io sono Massimo. Io Sergio. Sasha. Dove venite? Sono arrivato ieri da Catania. Viviamo, io e Sasha viviamo a Catania e Sergio vive a Bologna. Sì, prima la nostra base era Bologna e quindi vivevamo e provavamo tutti lì. Adesso sono cambiate un po' di cose, quindi diciamo c'è un asse Bologna-Catania che è attivo, diciamo, di spostamento. Come vi siete formati inizialmente? Bisogna andare molto in là con la memoria, per cui, però è facile, insomma, in un modo molto classico, nel senso che Sasha è subentrato in un secondo momento, perché prima avevamo un altro batterista. Sì, e noi ci siamo formati attorno al 93. Tramite un annuncio in un negozio di dischi, che allora era una cosa che funzionava molto, probabilmente adesso è anche inusuale, no? Sarebbe da qualche parte in rete, però allora c'erano i posti fisici e quindi il negozio di dischi era questo, era il negozio Facebook di dischi, era il social di oggi che frequentavamo, dove ci si incontrava. Io ho visto questo annuncio di Massimo e quindi poi ci siamo conosciuti così. Il nome da dove deriva? All'epoca io studiavo cinema e deriva da un articolo di censura, cinema degli anni 40, in cui un bacio non poteva durare più di 3 secondi, altrimenti veniva tagliato. Si chiamava Ace Code, codice Ace. Mi era sembrato al contempo sia, insomma, autoironico in un certo senso che romantico, se vogliamo dare un significato ampio alla parola romantico. Diciamo era il periodo in cui era il periodo del puritanesimo negli Stati Uniti, no? Per cui c'era un codice a cui bisognava attenersi. Per esempio, se l'uomo saliva sul letto in una scena cinematografica doveva sempre avere una gamba a terra. Fuori. Non poteva essere tutto sopra il letto. E così un bacio durava. Doveva durare 3 secondi. Un articolo del codice. Un articolo diceva. C'erano vari articoli. Inizialmente quali erano i vostri riferimenti musicali per questo progetto? Ma i riferimenti non ce n'erano, riferimenti nel senso specifici, nel senso ci mettiamo assieme, formiamo una band e facciamo questo tipo di musica. Sì. Assolutamente no. Nessuna preclusione, nel senso suonare assieme, stare bene assieme. E che genere di musica fate o facevate, insomma? Cioè, a suo tempo comunque avevamo dei riferimenti che erano un modo anche per trovare un'affinità quando ci si conosceva, no? Per cui c'erano, in quell'annuncio c'erano dei riferimenti musicali, ma era per dire sì, a me piace questo. È una, come dire, una pratica che adesso non esiste più, cioè tutto sommato. Per cui si diceva, bassista cerca band, cerca chitarrista, mi piacciono, eccetera, eccetera. Quindi però mi pare che ci fosse. No, sì, no, che non era un riferimento, perché l'annuncio l'avevo messo io, ma avevo messo le cose più disparate. Mi pare che c'era My Bloody Valentine piuttosto che. No, magari c'erano gli Stooges, ma c'erano anche i Camper Van Beethoven che facevano, diciamo, rock folk, tra virgolette, con attitudine punk, quindi c'erano quelle cose un po' diverse. Era un modo per dire diventiamo amici, no? Ci conosciamo e poi magari suoniamo assieme. O magari per dire guarda, non ci piacciono i Simple Minds, per dire, quindi eri sicuro che insomma su quel versante non ci si arrivava. Comunque sempre nell'ambito del rock underground o rock alternativo, sì, insomma. Sì, diciamo. Sì. In passato quanti dischi avete fatto, grosso modo? L'ultimo è uscito il 24 maggio scorso ed è il 7° disco della band. Per che etichette siete usciti? L'ultimo? Sì, l'ultima generale. Etichetta delle più disparate, una piccola etichetta indipendente, il primo disco, Lollipop. Slow Dime. Poi siamo usciti su Wide Records,
Siamo usciti su African Tape, Slow Dime, distribuita dalla Discord in America. Adesso siamo approdati a... ci piace cambiare, a questa etichetta base Milano, si chiama Overdrive. Negli anni avete avuto un'evoluzione del vostro suono? Ci auguriamo di sì, nel senso che... per noi sì. Per noi c'è sempre un'evoluzione nel nostro suono, nella misura in cui noi leghiamo molto quello che facciamo nella musica a quello, alla nostra vita, quindi siccome la vita è sempre in evoluzione, si spera, almeno le nostre vite hanno avuto diversi cambi, cose che sono cambiate, cose che città diverse, quindi crediamo che ci sia sempre un'evoluzione in quello che facciamo, però ovviamente è sempre la nostra percezione. Poi è un'evoluzione anche sottile delle volte, perché rimaniamo all'interno di una formula, certo, molto minimale, che non sta variando, cioè sono tre strumenti più la voce, quindi diciamo quattro con la voce, però e all'interno di questa per noi c'è sempre un cambiamento da un disco all'altro. Magari il suono può sembrare che rimanga sempre quello, in realtà è umorale come sì, cambio, come approccio anche empatico all'interno di una formula che rimane quella, però, perché comunque da lì veniamo. Processo creativo che vi fa creare una canzone da zero? In maniera del tutto naturale, in sala improvvisiamo fondamentalmente. Qualcuno porta un giro, magari Sergio porta un giro, un riff o Massimo o un tempo io, e ci lavoriamo insieme in maniera completamente improvvisata, quindi senza avere niente di scritto a tavolino. Preparato, sì. La cosa che a me piace fare è che magari delle volte trovo delle soluzioni di chitarra, perché io suono la chitarra, e però non le affino più di tanto. Ci lavoro all'interno del singolo strumento, però non vado avanti più di tanto con la struttura, perché
vorrei che poi venisse proprio contaminata da loro. Per cui non c'è un compositore, o ci componiamo insieme, ma magari qualcuno porta da là i pezzi in qualche modo, un paio di idee e poi cresce un pezzo insieme. E da dove prendete ispirazione? Dappertutto, può essere la visione di un film, può essere anche l'ascolto di un vecchio disco. Anche un libro, può essere qualsiasi... anche una semplice immagine, una foto. Poi ognuno di noi la elabora anche in una maniera personale e poi buttiamo tutto in sala prove. Poi alla fine il fulcro di tutto per noi rimane la sala prove. Sì, per quanto mi riguarda non c'è... Ovviamente è tutta la tua vita che ti contamina, no? Le cose che hai, le esperienze che hai passato, non so, altri artisti che hai ascoltato, che sono stati comunque un modello, perché comunque viviamo di modelli, cioè ho avuto dei padri da un punto di vista musicale, non solo, perché sarebbe, no, impossibile. E quali sono stati? Però, proprio musicali? Sì. Ma io ho avuto anche dei padri cinematografici, per dire, cioè, senza i primi film di Herzog, per dire che è un regista tedesco, penso che non sarei quello che sono, anche se sono poco, niente di che, però mi ha formato. Faccio un esempio, anche i primi film di Wenders. Musicalmente siamo talmente onnivori che diventa difficile trovare una fonte unica, cioè veramente passiamo dal rock anni 60-70 alla psichedelia, al punk rock, quindi veramente blues, molto blues. Molto blues. Cioè non ci piace neanche evidenziare proprio dei nomi, perché pensiamo di non fare una musica fortemente di genere. Ripeto, siamo all'interno di un certo tipo di suono che è collocabile, magari che negli anni 90 ha avuto il suo momento di maggior fulgore, però secondo me siamo all'interno di un ambito di rock, di punk rock. Sì, quindi, cioè, sì, un po' punk, se lo vuoi chiamare. Ci può essere tutto dentro, veramente. E Bologna ha influenzato anche la vostra musica? Fino a un certo periodo sicuramente vivevamo lì, quindi per forza di cose. Adesso non più solo Bologna, sì, ma anche Catania, visto che loro vivono lì. Sì, come adesso per esempio l'ultimo disco, mentre gli altri li abbiamo praticamente scritti, comunque composti a Bologna, l'ultimo l'abbiamo quasi interamente composto a Catania. Interamente, quindi sicuramente ha influenzato molto. In fase di finalizzazione dei pezzi, infatti dare una mano da qualcuno? In fase, no, scusa? Tu intendi di finalizzazione? Come produzione? Sì. No, artisticamente facciamo i produttori di noi stessi. Sì, poi ovviamente ci affidiamo sempre a un fonico che ci registra. Che scegliamo con cura secondo quello che in quel momento pensiamo sia il meglio per quelle tracce, come in quest'ultimo caso è stato Don Zientara, che è un fonico, è stato storico fonico che ha registrato tutti i dischi dei Fugazi, giusto per dire una band, ma come è stato in passato anche Steve Albini, col quale abbiamo registrato altri dischi. Due dischi esattamente. Ecco, volevo proprio sottolineare, com'è stato questo rapporto con Steve? Ecco, Steve, come diceva Sasha, noi siamo i produttori di noi stessi, nel senso che la musica la produciamo noi, poi ci affidiamo a degli ingegneri del suono che possano catturare al meglio quello che abbiamo scritto fino allora, quello che abbiamo battezzato per il disco. Con Steve è stato molto, devo dire, non cercando un termine molto complicato, direi che è stato naturale. Sì, naturale. Molto naturale, nel senso, in studio poi di solito noi facciamo i dischi in pochissimi giorni, 4-5 giorni, facciamo tutto il disco, quindi è un rapporto reciproco di lavoro, nel senso si lavora per lui per portare al meglio i nostri suoni su nastro e noi per eseguirli al meglio. Sì, poi ovviamente c'è da dire che, proprio per il discorso che facevamo prima, che non ci affidiamo a produttori, quando scegliamo un fonico che ci registra, è ovviamente un fonico che non fa il produttore, nel senso che lui ci registra in quello che siamo noi, quindi facciamo molta attenzione a questo aspetto. Nel caso ovviamente di Steve, poi c'è anche, abbiamo anche condiviso il palco insieme diverse volte ed è una persona con la quale avevamo un rapporto che andava oltre il discorso
meramente professionale, perché avevamo un rapporto di amicizia, quindi la cosa ovviamente rendeva il lavorare ai dischi ancora più piacevole. E dove l'avete registrato il disco? L'ultimo, dici? No, con Steve Albini. Con Steve abbiamo registrato il primo nel 2001-2002, l'abbiamo registrato in questi studi che sono nella Loira francese, che si chiamano Black Box, studio stupendo. Il secondo è stato il primo disco che abbiamo registrato con Sasha nel 2007 circa. Sì. Registrati a Red House, che era uno studio che stava a Senigallia, nelle Marche, che era di proprietà dell'allora nostro soundman, cioè la persona che ci faceva i suoni dal vivo, quindi una cosa fatta tra, in una sorta di family, no? Tra amici, quindi. I testi delle vostre canzoni di cosa parlano? Parlano quindi parlano essenzialmente, poi alla fin fine, insomma, ritorniamo sempre, ritorniamo sempre su quello che è il rapporto molto stretto che c'è tra musica e la vita, che scorre di pari passo, quindi parlano di realtà, di vita, di esperienze realmente successe. In che lingua sono? Sono in lingua inglese. Come mai questa scelta e non in italiano? In inglese perché sin dall'inizio ci è venuto naturale cantare in inglese. Ok. Sin dalla prima volta, insomma, sin da subito. E italiano non l'avete preso in considerazione? Italiano non l'abbiamo mai preso in considerazione. O perché no, il dialetto piuttosto che altre scelte? Tieni conto che quando abbiamo cominciato, nei primi anni 90, non era un cruccio quello di non cantare in italiano, anzi, era ancora una certa scena pseudo-alternativa italiana, non era ancora cresciuta più tanto, quindi si cantava in inglese. Thank you.
Vi piace il palco o ne avete ancora timore? No, cioè il motivo per, almeno penso di parlare, penso di parlare a nome di tutti noi, cioè la musica per noi principalmente ha senso sul palco. C'è anche il disco, no? Che per quanto ci piace comporre musica, ma alla fine è sempre uno strumento per poter andare a suonare in giro e portare musica in giro dal vivo, perché è quello che ci piace fare. Qual è stato il posto che vi ha emozionato di più in cui avete suonato? Difficile. Quando siamo andati la prima volta, Sasha non c'era ancora. Poi anche una seconda, quando c'eri tu in realtà. Negli Stati Uniti sicuramente, perché è inutile negarlo, un po' d'emozione c'è, perché sei lontano da casa tua, sei anche in un paese che per il rock, almeno per la scena, che seguiamo noi musicali, ha sempre dato molto, e quindi era bello essere lì. E mi ricordo un concerto a Detroit, quando ancora Sasha non c'era, in un posto che si chiamava Magic Sticks, che non so se c'è ancora, non so perché esserci. Ancora me lo ricordo. E poi quando abbiamo suonato anche a Chicago insieme, con gli Shellac, appunto al Bottom Lounge, ecco, così doppio show. Sono concerti che ricordo con una certa emozione e piacere. I concerti poi alla fine sono sì, devo dire sono dei momenti unici, quindi direi che è difficile sceglierne uno piuttosto che un altro. Sì, ma c'è sempre un qualcosa che ti emoziona in ogni concerto. Devo dire, con il tour che abbiamo fatto insieme in America, ricordo per esempio a San Luis, in questo posto dove dietro nel backyard c'erano le lucciole, c'era una roba che strana, no? Comunque bellissima. Oppure per esempio anche suonare qui al Cinema Vecchio, sia in questa occasione perché è bellissimo ritrovarsi con le band che ci sono oggi, le band sia della zona e tutti i ragazzi che si occupano di organizzare questo piccolo evento, ed è molto bello condividere una certa musica e farlo insieme. Avete parlato prima del tour in America, ne avete fatto solo uno o anche più di uno? Ne abbiamo fatti tre tour in America. E come sono stati? Il primo sicuramente è emozionante, perché era la prima volta, come ogni prima volta in ogni cosa è stato emozionante. Ma anche gli altri due comunque sono stati un pochettino più corti, gli altri due intensi, soprattutto intensi. Ci è capitato raramente di suonare poi alla fine, quando si va in giro, comunque in America abbiamo tantissimi amici, quindi abbiamo condiviso il palco con Shellac, abbiamo condiviso il palco con Juno 44, abbiamo condiviso il palco con CP News, abbiamo conosciuto tantissime altre band lungo il cammino. Quindi. E il pubblico come rispondeva? Il pubblico diceva che siamo venuti su bene mangiando pasta. No, questa era una battuta che fece un personaggio fantastico, ancora me lo ricordo, a New Orleans. No, il pubblico, devo dire, sempre risposto molto bene, molto bene. Che cosa non deve mai mancare ad un vostro concerto? Il suono. Il caffè. La passione, diciamo. Sì, che quando lo senti, quando non c'è quel concerto che magari ha perso qualcosa. Sì. Ma la passione c'è sempre. La passione c'è sempre, quando non riesci a trasmetterla. L'energia, non so, magari, l'energia. A volte sì, non è facile. Avete un rito scaramantico prima di salire sul palco? No, per quanto mi riguarda no. No, nessuno, no. Nessuno in particolare, no. Angolo Nerd, cosa portate sul palco come strumentazione? Come strumentazione quello che usiamo noi. Io ho una Slingerland Modern Solo del 62. Vogliamo essere nerd, con rullante un Rogers Dynasonic del 65. Io ho un Fender Dual Showman come amplificatore degli anni 70. In questo momento abbiamo una cassa Trainer, però inizialmente usavo tutto Fender. Ho una Fender Mustang molto vecchia
e poi ho una chitarra invece realizzata da poco, una sorta di chitarra custom che ha il manico in alluminio e il corpo in legno ed è prodotta da un'azienda americana che non è conosciutissima in Europa ma comincia a essere abbastanza conosciuta, che si chiama EGC Electrical Guitar Company. E ci sono alcune band anche diciamo abbastanza conosciute che la usano, quindi si sta cominciando a diffondere. Comunque una chitarra in legno e alluminio. Pedali? E io pedali poca roba, perché non sono mai stato molto affezionato ai pedali. Un paio di distorsori, un boost, quello è. Io uso un basso sempre della EGC, Electrical Guitar Company, del 2006. Sta per diventare maggiorenne. E uso da più di 20 anni la stessissima cassa, che è una 8x10 Ampeg, è una testata Trainor canadese di metà anni 70. Pedali io uso solamente un Boost, nulla. Dal punto di vista puramente estetico visivo, le visual, l'abbigliamento, l'attitudine di stare sul palco, per voi è importante? Come la gestite la cosa? L'abbigliamento no, direi, ognuno si veste come vuole. Ma anche rispetto sì. Io posso dire anche rispetto a quello che vedo, in generale l'attitudine sul palco è una cosa che è bello vederla, purché sia naturale, perché ecco, personalmente non amo troppo le band che, sai, sono un po' costruite nell'approccio dal vivo. Ma noi siamo semplicemente naturali sul palco, non abbiamo dress code di nessun genere, ci piace vestire comodi, personale, penso. Diciamo che la stessa sincerità che c'è nei rapporti umani la cerchiamo di portarla anche sul palco, quindi speriamo che traspaia la stessa umanità, cioè nel senso, no, sincerità, così come siamo fuori siamo anche lì sopra, insomma, esatto. Potremmo anche suonare sotto, per dire, visto che i palchi ci sono, ma siamo le stesse persone. Durante questo periodo buio per molti artisti, voi avete continuato a suonare, a buttare fuori nuove idee per dischi, cose, oppure no? Blocco più totale? No, diciamo che eravamo tra virgolette anche poi a
parte il lockdown fisico che c'era nelle, diciamo, nelle diverse località, nelle diverse città, noi avevamo iniziato a scrivere il disco in Sicilia, quindi io e Sergio viaggiavamo e siamo stati un po', diciamo, tagliati fuori da questa, diciamo, dal viaggio, diciamo, dalla possibilità di quindi è stato un po', diciamo, dura, è stata molto dura un paio di anni, tra virgolette, circa ce li siamo giocati così, come tantissime altre realtà. Sì, nel nostro caso il lockdown non è stato la parentesi che ci ha permesso di essere di creativi, no, senza, proprio sì. Ci ha fermato e ci ha anche in qualche modo rallentato, disorientato, quindi ci ha colpito in qualche modo. Sì, magari abbiamo perso un po' di tempo, un bel po' di tempo, perché stavamo appunto scrivendo quest'ultimo disco, ma sicuramente poi parlandone a posteriori, magari ci ha dato anche qualcosa in più da utilizzare nella scrittura dei pezzi, no? Avevamo qualcos'altro da dire rispetto a questa grande difficoltà che abbiamo avuto. E quindi alla fine è stato anche positivo. È stato in qualche modo, vediamoci qualche anche modo, un aspetto. No. Sì, sì, ovviamente ci ha dato anche una leva in più una volta che abbiamo ripreso. Come vi vedete tra 5 anni come gruppo? Io non vado oltre. Sarà una questione anche di età anagrafica, cioè più divento grande, perché lo sono abbastanza, e più non vado oltre un orizzonte di qualche mese, nel senso. E non ero così, nel senso che ero abituato abbastanza un po' a pianificare, a voler pianificare, fa parte, voglio dire, dell'essere esseri umani, quello di anche di pianificare, di organizzare, però ho un po' smesso di pensare anche in quel modo, perché ho visto che non mi faceva bene e soprattutto viste le esperienze recenti che poi, come dire, ho cercato di annullare un po' di volontà pianificatrice per vivermi un po' di più il presente, per cui ovviamente un gruppo deve anche vivere di pianificazione e di organizzazione, ma non eccediamo più da questo punto di vista, credo, no? Sì, anche perché appunto la pandemia ci ha insegnato che per quanto tu possa progettare a lungo termine non sai mai quello che può succedere domani. Poi sì, quindi certo. Noi come gruppo dobbiamo farlo, perché viviamo in due città diverse, quindi un minimo di pianificazione c'è sempre, però non troppo a lungo raggio. Non troppo a lungo raggio, quindi per adesso va bene che siamo qua al cinema vecchio. Esatto. Come vedete la scena musicale attuale? Ma io sinceramente da un po' che ho smesso di seguire, tra virgolette, in modo assiduo, come facevo fino a 10 anni fa, diciamo. Ci sono sempre comunque delle cose bellissime. Io non ascrivo una certa scena piuttosto che un'altra. C'è sempre della bella musica. C'è sempre comunque della bella musica e basta coglierla. Poi i miei gusti sono i miei gusti personali, giustamente. Sì, anch'io. Io non ho neanche io una percezione come potevo avere magari quando ero adolescente della scena musicale. Non so sinceramente che direzione sta prendendo. Credo che sia importante per i giovanissimi cercare di comprendere che la musica non è qualcosa che esce fuori dal computer ed è una cosa data che nasce da lì, ma viene da altrove. Per cui confido nel fatto che un giorno un gruppetto che sta in sala prove tiri fuori, non dico i nuovi Nirvana, perché non sto parlando di un evento commerciale, cioè, però qualcosa che faccia la differenza e che tocchi un po' tutti quanti, perché se no rimaniamo in un ambito un po' stantio, ecco. Parlando di gruppetti, tra virgolette, è uscito alla risalta negli ultimi anni un gruppo chiamato Maneskin. Vi piacciono o non vi piacciono? Cosa ne pensate? Ma diciamo che secondo me il fatto che sia uscito alla ribalta da un programma che faccia gara con la musica non mi tocca nemmeno da lontanissimo, quindi
sicuramente poi loro avranno fatto le loro esperienze, insomma, la loro gavetta, però diciamo che non sono molto esaltato da... Ma non saprei che dire, cioè nel senso... Non li seguiamo tanto. Non è niente... Non conosciuti è... principalmente perché piacevano a mia figlia, quindi... Social, li usate, non li usiate, li odiate? Li usiamo per, almeno, penso, li usiamo per quello che oggi siamo portati a usarli, cioè ovviamente per le cose di musica li usiamo, insomma per quanto mi riguarda il minimo indispensabile, non ho un approccio sui social particolarmente attivo, ecco, se non per... condividere roba di musica. Avete dei progetti futuri, video musicali, tour, date? A suonare quanto più possibile, si spera. Quello sì, sicuramente dei tour, dei tour sicuramente. Dove, cosa sta già uscendo? Vediamo, iniziamo. Magari allora siamo in promozione con questo disco nuovo in Italia, suoneremo tutta l'estate. E poi continueremo anche con l'autunno, con magari in Europa, questo è chiuso, vediamo. Faremo un po' di Europa, speriamo anche in America. Vediamo di pianificare siamo... l'America. Volete lasciare i vostri riferimenti social della band? Basta cercare Three Second Kiss sia su sui vari social, quindi su Instagram o piuttosto che Facebook, ci trovate lì. Tre artisti o progetti musicali che bisogna assolutamente conoscere. Parto io, ti dico Fu, Io Monade Stanca e Trihorn. È la verità, da scoprire assolutamente. Vado a finire su quello che mi piace, cioè secondo me un ragazzino che ancora deve scoprire un certo tipo di rock, di blues, dovrebbe ascoltare Captain Beefheart. Ecco, partire anche dai capisaldi, no? Tipo Jimi Hendrix, queste cose qua, e poi andare a finire ai Fugazi, per dire. Ce ne sono tanti. Io una buona scuola. Te ne dico tre. Ti dico i Velvet Underground, gli Stooges e i Rolling Stones. Perfetto. Molte grazie. Grazie a te. Ciao. Presto.
Scusa, posso prendere la scaletta? Sì, grazie, faccio la parte.